Caro Marco Antonio, ti scrivo dall'Argentina, mi chiamo Walter Romero e insegno letteratura alla Facoltà di Lettere e Filosofia della UBA, Università di Buenos Aires, e anche nel Collegio Nazionale di Buenos Aires. Mi è grato mandare questa lettera in Italia, che per noi argentini rappresenta sempre un amato punto di riferimento. Anche mia nonna, Margherita Bruno, era figlia di italiani, originari della Lombardia, che vennero, come tanti altri emigranti, in una delle molte ondate che arrivarono da questo lato dell'oceano con la speranza di un avvenire migliore. Come docente, so che la scuola e l'università argentine sono state allora uno strumento meraviglioso che voleva comprendere quel mondo cosmopolita che si andava formando. In una stessa aula, i cognomi degli emigranti e dei loro figli e nipoti si andavano mischiando in una varietà che forse, al di là delle ricchezze della nostra geografia, è il miracolo più meraviglioso della complessa identità argentina. Questa identità argentina che ancora non abbiamo del tutto compreso, fatta di parti, di frammenti, di culture molto diverse, ancora aspetta una definizione e la scuola e l'università hanno un grande compito da svolgere a riguardo. La nostra letteratura è una delle letterature latinoamericane più europee e anche più cosmopolite, forse per l'ansia di comprendersi con questi tanti altri venuti da lontano che costituiscono la nostra ibridazione sociale e culturale. Insieme tentiamo di decifrare il complesso enigma che siamo. A questa componente migratoria con cui dobbiamo fare i conti è necessario aggiungere la cultura gaucha, che rappresenta nell'estensione sconfinata della nostra pampa l'intima vicinanza tra l'uomo e il paesaggio che si ritrova all'origine di tutta la nostra cultura. Spero che questa lettera apra una concreta opportunità per condividere a voce alta quanto la letteratura come suprema comunicazione umana possa farci conoscere l'un l'altro per confronto e per contrasto, esplorando le infinite possibilità dell'immaginario umano che in qualsiasi geografia o idiosincrasia che eserciti può superare la soggettività e la varietà nella coscienza d'essere prima di tutto umani. Questa forma della lettera che è scritta e rimane stampata e viaggia, si carica di un valore maggiore, così lontano dalle mail di oggigiorno e dalla comunicazione istantanea delle reti sociali o dei messaggi WhatsApp. La comunicazione è unica, ma le sue diverse forme e i tempi di lettura, per quanto abbiamo guadagnato un'istantaneità che senza dubbio sembra sorprenderci, non rimpiazzeranno il respiro lungo, la riflessione profonda, le sfumature dell'espressione, i toni sostenuti del linguaggio che intraprende il suo desiderio di dire, che è sempre un desiderio di precisione e di misura, in cui ogni parola pesa, in cui ogni proposizione vale, in cui le frasi si coniugano una con l'altra per articolare il discorso. Vorrei che questa lettera avesse, magari, il gioco ritmico delle lettere di Madame de Sévigné, lette da Proust e da Dostoevsky, come un modello nel portare avanti la comunicazione, come voleva questa grande signora del secolo XVII, pensando alla scrittura come se si trattasse di cavalcare un cavallo a briglia sciolta, a mano alzata, con il passo misurato della lettera, delle lettere, una dopo l'altra, montando e reggendo per le briglie l'intera espressione. Noi professori, noi docenti, armati con strumenti vecchi o nuovi, siamo sempre disposti a dare un senso alle parole per poterle condividere, perché al di là delle teorie dell'insegnamento, la letteratura che insegniamo è soprattutto un'arte. Un'arte che può essere vissuta sul piano della lettura come un'esperienza, come l'avventura del senso attraverso il gioco della finzione e dei possibili. Pensiamo noi stessi attraverso questi mondi immaginari che tra tutti ci aiutano a pensare con gli alieni, con altri lettori, con gli altri, perché forse
tra tutte queste cose, la più importante è la nozione primordiale della comunità umana che racconta e si racconta, come dice Barthes, dal principio dei tempi, e non fa altro che vivere, forse affinché tutto, come diceva Mallarmé, finisca in un libro. In questo caso, e nella cornice di questo festival, forse questa comunicazione umana attraverso la scrittura e attraverso il mezzo un po' retro o vintage della lettera è la forma per poter comunicare a distanza tra la Pampa e il Mediterraneo. Un modo di relazione che esprime il fatto che colmare le distanze tra le lingue riguarda tutti noi. Immagino la scena della lettura di questa lettera. Davanti all'uditorio, ascoltando queste parole di un professore perduto nei sobborghi di Buenos Aires, in queste strade dove Borges sapeva andare, in queste distanze in cui la lettura è stata tante cose, tanti nomi. Specialmente perché questa distanza enorme dai centri di potere non ha dato, come diceva sempre Borges, un'opportunità cosmopolita di fare nostre tutte le tradizioni, forse per mancanza o assenza di un'unica tradizione. Brandello e Kafka, Salinger e Dante e poi Shakespeare, tutto ha a che vedere con tutto, da questa mia prospettiva geografica, perché se c'è una geopolitica della letteratura, la nostra è la vastità dell'Occidente come esperimento e obiettivo, perché ci mancano queste tradizioni millenarie, come se questa espropriazione del tempo, questa limitazione di una nazione, di un popolo giovane, con due secoli soli di storia, ci permettesse di pensare alla letteratura con irriverenza e disposizione assoluta. L'Argentina si prepara, così, a un compito di profonda mescolanza e meticciato, una tradizione propria, fatta forse di frammenti di culture e tradizioni distinte, tra le quali quella dell'Italia, presente nei nostri gesti, nei nostri personaggi, nella forza dell'immigrazione che permea le nostre letterature e nella lingua italiana che nutre il nostro argot e il nostro tango, e il grottesco delle nostre opere teatrali degli inizi del XX secolo, dove il tano, l'italiano, viene a realizzare quel sogno della sua America in questo granaio del mondo che forse fu ed è l'Argentina in mezzo alle solitudini e alle malinconie di chi emigra. Con questi molteplici materiali, con questi frammenti, abbiamo cercato di fare nostro un dire, di creare una forma del sentire che fosse interamente nostra, nonostante l'agglomerato di pezzi, di frammenti o forme prese in prestito e tuttavia passate attraverso la nostra sensibilità e anche attraverso questa soggettività tanto personale che, pur essendo argentina, la pensiamo soprattutto come rioplatense, solcata, tinteggiata da questo immenso fiume che dà sentimento alla nostra malinconia, alla nostra forma di essere e stare nel mondo. Qui, a Buenos Aires, è ormai inverno, i primi giorni di un inverno che si sta affacciando senza troppo freddo. Da questa lontananza ti scrivo, dalla coscienza dell'ignoranza, cioè facendo di questa pagina un'opportunità per essere e accompagnare con la voce, con la scrittura, questa nostra umanità riunita in parole, in discorsi, nella vostra estate italiana. Celebro questo incontro, questo breve contatto di parole tra paesi e professioni, e promuovo l'iniziativa che parte da questa lettera di azzerare le distanze e di fare in modo che la negatività del mondo globalizzato non possa spezzare l'unione di due voci, la mia che scrive, la tua che dice, nomina, racconta e trasmette questo saluto tra due forme di umanità. Un saluto, ancora, sperando di poter continuare questa lettera, che forse non sarà l'unica, il tuo collega argentino, Walter Romero. Non male.